Bentrovati a tutti. Chi non vive per servire non serve per vivere. Sono le ultime parole dell'omelia di Papa Francesco nei giorni scorsi alla Plaza della Rivoluzione a La Habana, a Cuba. Stiamo registrando in questi giorni, dopo aver visto Papa Francesco a Cuba e mentre Francesco è ancora negli Stati Uniti, non abbiamo ancora ascoltato il suo discorso e quindi non siamo in grado di parlare del viaggio negli Stati Uniti, anche se è un momento importante. Possiamo però, e daremo spazio in questa puntata, tenere vivo il ricordo e il valore di un grande momento, quello di Cuba, e daremo spazio all'omelia che ha fatto, che finiva appunto con questa frase che era molto diffusa. Quando ancora ero giovane, io prima di diventare prete, gli amici dell'America Latina me lo scrivevano spesso: chi non vive per servire non serve per vivere. E io credo che non dobbiamo sottovalutare, a volte ci facciamo un po' l'abitudine, anche Papa Francesco, diamo per scontato le cose che dice, le cose che fa, le scelte, e invece dietro questo viaggio poi c'è tutto l'impegno di togliere l'embargo a Cuba, di rilanciare il valore della persona, della dignità, dei diritti umani, e credo sia importante che questo venga fatto a Cuba e al Congresso americano. Non dimentichiamo che quella è una terra che ha visto dopo gli anni 60, prima della enciclica Pacem in Terris, ha visto quasi arrivare l'inizio di una nuova guerra mondiale, la Baia dei Porci, i missili, Cuba, la Russia, l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, eccetera. E allora oggi sembra davvero che si possano scrivere nuove pagine, e questo è un invito anche per noi a scrivere nuove pagine mettendo la misericordia, la riconciliazione, la giustizia, la pace. E allora andiamo direttamente a Cuba, a La Habana, e ascoltiamo un primo brano dell'omelia di Papa Francesco. Lontano da ogni tipo di militarismo, il dono di Gesù non è per pochi privilegiati, ci spingere alla conoscenza desiderata, tanti livelli di spiritualità. L'orizzonte di Gesù è sempre una proposta per la vita quotidiana, anche qui, nella isola, come una proposta che fa sempre sì che la quotidianità abbia il sapore dell'eternità. Che sia l'ultimo di tutti e il servidor di tutti. Gesù è sempre nella sua risposta. L'uno vuole essere l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Chi vuole essere grande serva gli altri e non si serva degli altri. I discepoli discutevano chi occuparia il luogo più importante. I discepoli discutevano su chi dovesse occupare il posto più importante, su chi sarebbe stato il privilegiato, chi sarebbe stato al della legge comune, della norma generale, per destacarsi in risalto con un desiderio di superiorità sugli altri. Para ocupar los cargos que darían cierta. Chi sarebbe asceso più rapidamente per occupare incarichi che avrebbero dato certi vantaggi. Sencillamente che la vita autentica se vive en el compromiso la loro logica, dicendo loro semplicemente che la vita autentica si vive nell'impegno concreto con il prossimo. La invitación al servicio. L'invito al servizio presenta una peculiarità alla quale dobbiamo fare attenzione. Servir significa in gran parte servire significa in gran parte aver cura della fragilità. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias
efficace, aver cura di coloro che sono fragili nelle nostre famiglie, la nostra società, nel nostro popolo. Sono i volti sofferenti, i pesi e afflitti. Gesù propone di guardare e invita concretamente ad amare. Amor che si manifiesta, amore che si concretizza in azioni e decisioni, amore che si manifesta nei differenti compiti, come cittadini siamo chiamati a svolgere. Sono persone di carne e hueso, le persone in carne e ossa, la loro vita, la loro storia, specialmente la loro fragilità, sono quelle che siamo invitati da Gesù a difendere, a assistere e a servire. Perché essere cristiano entraña e essere cristiano comporta servire la dignità dei fratelli. Fare per la dignità dei fratelli e vivere per la dignità dei fratelli. È invitato sempre. Per questo, Anno è sempre invitato a mettere da parte le sue esigenze, aspettative, i suoi desideri di onnipotenza davanti allo sguardo concreto dei più fragili. Hai un servizio che serve. C'è un servizio che serve. Però dobbiamo guardarci dall'altro servizio. Dalla tentazione del servizio che se serve de los otros. Hay una forma de ejercer el servicio. Esiste una forma di esercizio del servizio che ha come interesse il beneficiare i miei in nome del nostro. Questo servizio lascia sempre fuori una dinamica. Generando una dinamica di esclusione. Todos estamos llamados por vocación cristiana. Sì, siamo chiamati dalla vocazione cristiana al servizio che serve e aiutarnos mutuamente e ad aiutarci a vicenda, non cadere nelle tentazioni del servizio che si serve. Todos estamos invitados, siamo invitati, stimolati da Gesù, a farci carico degli uni e degli altri, de los otros, per amore. Por amor. Y esto, sin mirar esto de costado, da guardare a para ver lo que el vecino hace, cosa il vicino fa. Gesù dice, quien quiera ser ci el dice, primero, se uno vuole essere l'ultimo, sia l'ultimo di tutti, e il servitore di tutti. Non dice, se tu vecino quiere essere il primo che sirva. Non dice, se il tuo vicino desidera essere l'ultimo che serva. E animarnos a creer en la mirada o guardarci dallo sguardo che giudica. Alla che nos invita Gesù. E incoraggiarci a credere nello sguardo che trasforma e ci invita Gesù. Non punta a un'attitudine servilismo. Questo farci carico, amore, pone nel centro verso un atteggiamento di servilismo. Dell'armano. Al contrario, il servizio sempre mira il rostro dell'hermano. Toca su carne, siente su prossimità e hasta in alcuni casi la padece. Guarda il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità fino in alcuni casi a soffrirla e cerca la sua promozione. Ecco, prima di lasciare ancora a Papa Francesco la parola, ricordiamo che è arrivato in queste ore, stiamo registrando di giovedì, 24 settembre, è arrivato negli Stati Uniti dicendo: io vengo qui come figlio di migranti. Credo sia importante risottolineare questo. Sappiamo le origini piemontesi di Bergoglio. La volta scorsa con Don Angelo abbiamo parlato tutta la puntata sulla dignità e il dovere morale e civile dell'accoglienza. Abbiamo parlato anche dell'appello del Vescovo, della Caritas, ci ritorneremo su, in modo che le comunità, le parrocchie, le singole famiglie, ognuno per quello che può si attivi per accogliere
queste persone con dignità, con rispetto, vincendo anche i grandi moti di razzismo che sembrano presenti. Per questo ricordo anche che chi ci vede venerdì, il 25 sera alle 21, a Omegna, nel salone dove c'è il centro Rodari al Forum, c'è proprio questo incontro, ore 21, sala del Forum, una riflessione a più voci sull'immigrazione, dando un volto e un nome agli immigrati. E su questo, lascio poi la parola a Papa Francesco, vorrei segnalare anche un comunicato stampa di Pascristi che ha come titolo «Fermare i profughi o le armi?». Mentre si discute molto dell'invasione dei profughi, forse non si dice che molte armi nelle guerre che vengono combattute sono dell'Occidente, anche dell'Italia, pensiamo a Israele, pensiamo all'Arabia Saudita che usa armi italiane anche contro lo Yemen. Se vogliamo davvero che i profughi possano restare a casa loro, dobbiamo fermare la guerra. Basta con la vendita di armi, ci chiedono anche i nostri amici iracheni. E allora, in questa logica dell'attenzione alla persona, del servizio, lasciamo ancora a Papa Francesco, e anche a nome di Don Angelo saluto tutti voi, chi è all'ospedale, chi sta bene, chi è giovane, chi è anziano, chi è studente, chi ha il lavoro, chi lo aspetta, chi è italiano, chi aspetta di diventare italiano, chi si trova migrante sulla nostra terra. Benvenuto a tutti, buona visione e ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci. Noi conosciamo testimoni della forza incomparabile della risurrezione che produce ogni luogo germi, mondo nuovo. Non nos olvidemos della buona dimentichiamoci della buona notizia, la importanza di un pueblo, la grandezza di una nazione, la importanza di una persona, sempre si basa sempre in come serve la fragilità suoi fratelli, de sus hermanos. Y en esto questo troviamo uno dei frutti di una vera umanità. Porque queridos hermanos y hermanas, quien nos cari fratelli e sorelle, chi non vive per servire non serve per vivere. Crop circles in the carpet.